Beh ragazzi, qui Did e oggi proviamo la demo di un altro horror, questa volta si chiama Black Soul, Anima Nera, e non ho idea di cosa aspettarmi, non ho idea di quello che accadrà, non so nulla, quindi direi di partire. Fatto è già anche in italiano, cosa incredibile, e vabbè, carica partita addirittura, nuova partita, lo so che è una demo perché c'è scritto Black Soul demo, quindi survival normale, facile. Ah, perché vanno in su? Di solito non vanno tipo facile, normale e difficile. Perché è al contrario? Siamo trasgressivi. Oggi siamo trasgressivi e mettiamo le scritte al contrario. È scomparsa una L sullo schermo. Sei cazzo. Ora una O. Scommetto loading. Ok, non era. Wow! Wow! Io non so nulla di sto gioco, quindi. Ce l'ho una faccia. Posso vedermi in faccia? Posso. Porca puttana. Oh, quasi, quasi. Oh, guardalo! Moonwalk, baby. È pellicino. That's my love. And that's a bully. A booby gay. Quindi, con tab. Oh mio Dio, ma sono davvero Michael Jackson. Poi c'ho un foglio di scarabocchi. No, scherzo. La vita, gli oggetti. Poi abbiamo detto. Wow. L'equipaggiamento, minchia, è un gioco serio questo. Che palle! Spero fosse una di quelle merdate che gioco io a volte. No, scherzo. I tasti. Wow! Cosa ho fatto? Che tasto ho fatto? Ah no, forse è automatica? Sì, ok. Allora, i tasti per ora sono solo VASD e Shift per. Wow! Wow, cos'è? Posso fare tipo, se trovo una discoteca in mezzo al gioco, posso fare tipo fist pump. Che cazzo è sta cosa? Cos'è? A cosa serve sta feature? Vabbè, comunque. Cazzo, mi sento Vinny del Jersey Shore se faccio così. Cazzo, è fissato. Comunque, devo andare di qua? Sì, io allora sto appunto per dire i tasti. VASD si muove e fa questa cosa epica, fa il fist pump. E F niente. Vabbè, shift si corre, clic sinistro e destro non fa nulla. La visuale non la controllate voi, è tipo Silent Hill. I primi almeno, cioè almeno io so tipo nel 2 è così, tipo mi sembra di aver visto un video del 2, mi sembra sia così. Entriamo? Che cazzo ne so? Ah, lì c'è un foglio. E vedo che c'è. Vabbè, fa un culo. C'è una mappa accanto alla porta. Wow, wow, wow. Ok, col clic sinistro si interagisce. Una mappa. Non ho capito dove siamo noi. Che mappa di merda comunque. Non ci ho capito niente. Ok, allora i tasti sono fatti o per gente del sadomaso oppure ispirandosi a Silent Hill, perché sono terribili. Cioè, nel senso i tasti, nel senso il modo in cui si muove, perché bisogna puntare verso un luogo e poi cliccare V per farlo andare avanti. È tipo appunto i primi Silent Hill, era una cosa abbastanza scomoda. Solo che mette ansia perché non potete vedervi davanti a volte. Una manopola, non posso toglierla, non posso toglierla a mani nude e non puoi limitarti a girarla come farebbe qualunque altra persona davanti a una manopola. Vabbè, come vuoi, io non controbatto. Là si può andare? No? No? Mi sento così vulnerabile. Ah! ho fatto quel suono imbarazzante perché sono una donna in questo gioco, non fraintendetemi. Almeno credo. Mi sembra una donna sta qua. C'è anche e così a spillo forse. No, no, quello no, ok. Quella è la mia fantasia perversa. Non posso fare nulla in sto posto di merda. Perché ci sono dei sassi e nessuno sa scavalcarli. Citazione Parents. Che devo fare? Allora. Dov'è il mio puntatore che è terribile, tra l'altro non va. C'è una pistola che. Mi serve revolver. Allora. Oh, eccola, Marta.
Posso, sì, questo è definitivamente Silent Hill. Guardate in che stile sono. Non ho capito dove minchia siamo noi. Non ho capito. Ah, aspettate, allora, forse... Trovassi un simbolino che indica la manopola, ma invece no. C'è un cazzo di Marta. Non so che minchia mi... Ah, forse sono io? Dove cazzo è il mio mouse di merda? Ah, forse sono io. Forse. No, non credo. Ok, fanculo. Andiamo di qua. Comunque questa, come al solito, è una prova che faccio insieme a voi del gioco. Sicuramente non ne riuscirò a tenere più avanti di così, ma ovviamente vi lascio in descrizione il download per il gioco. È chiusa a chiave, così che possiate giocarci poi anche voi. Quindi sappiatelo, in descrizione c'è il download, se volete poi provarlo voi, farci video, farci qualunque cosa, sapete dove andarlo a trovare. Ora, io sto cercando di capire dove siamo, vediamo se la mappa ora è cambiata, magari capisco se ho un cazzo di indicatore. No. Il creatore è stato talmente geniale che si è scordato di mettere l'indicatore di dove minchia siamo noi. Perché la mappa non ti dice manco dove è la manopola, quindi che cazzo di mappa è? Sto provando ad andare indietro nella vana speranza di trovare un qualcosa che mi ero perso, tipo di qua. Tipo di qua, ragazzi. Questo già è un video. Che è chiuso, porca puttana! No, sì. Dai, su, non vale però. Ora che ho trovato un bivio che non ero più bloccato, è chiuso. Ma mi state prendendo per il culo o cosa? Dai. Qua forse c'è un'altra strada? Forse? Forse di qua? È chiuso pure questo? È chiuso pure questo? Ragazzi, parliamoci chiaro. Allora, è estate e non ho comunque troppo tempo in più per fare video, quindi il tempo che sto impiegando per fare questo avrei potuto benissimo impiegarlo per altro. Quindi, purtroppo, non posso cancellare con questo video. Quindi, cosa faccio? Io provo ancora finché riesco e provo a tentare di trovare un'altra via di fuga, un'altra strada, queste cose qua. Se non ce la faccio, non odiatemi, ma questo video devo metterlo comunque. Però appunto vi lascio il download, così che se ci volete provare voi, volete trovare voi la cazzo di strada di merda, allora potete farlo. Perché io mi sono definitivamente perso. Qua c'è un bivio. Forse qua era lo stesso posto di prima, porca puttana, sì. Dove sono? C'è una buon'anima che mi dice dov'è che sono? No. Assolutamente no. Eppure c'è un posto che mi dice che è tutto aperto. Secondo la mappa c'è una strada che è tutta aperta, porca puttana. Solo che con la mappa mi prende per il culo perché non è affatto vero. Io dove sto andando adesso? Mi sono completamente perso. Di qua? Peccato perché prometteva davvero bene, cazzo. Di qua sicuramente è da dove sono arrivato. Aspettate un attimo, voglio vedere cosa c'è di qua. Quindi vediamo di qua. Oh, forse... Dai che... Vaffanculo. Niente ragazzi, riprovo ad andare in là, se non riesco a fare nulla, pazienza. Comunque vi ho fatto conoscere un gioco nuovo. Non mi odiate ragazzi, vi ho appunto spiegato i problemi logistici di questo video qua, che mi ha trollato la scaletta, porca puttana. Speravo fosse un video come gli altri, un video no,
normale almeno, invece mi ha fottuto. Qua c'è un bivio, sbaglio. No, qua c'è ovviamente la cazzo di porta gigante. Possibile che non sia segnata sulla mappa sta porta? Possibile? Ah, aspetta, mi dice che forse allora ho capito qual è la dov'è che sono. Mi dice che andando sempre in qua, poi sulla sinistra c'è una porta aperta. Cioè, c'è uno spazio comunque. Secondo quella mappa. Di qua. No, qua no. Vedete? Se guardate in alto a sinistra c'è un buco. Non ve l'ho fatto vedere perché l'ho tipo lasciato un secondo. Allora, ah, ecco, si può fare lo zoom, tipo, ok. Là c'è tutto il resto del posto. No, no, assolutamente no. Cioè, ma che bossa assurda. Non c'è un cazzo. Non c'è un cazzo. Con cosa me la giro io questa qua? Con la minchia. Non hai niente che puoi usare. Kit di soccorso. Cos'è questo? Infezione. Mi sento così amareggiato. Perché non vai a cagare? Sta puttana. Di qua c'era un passaggio? Vediamo se di qua c'è un passaggio, se no sono costretto a staccare qua. Dai, un passaggio sulla sinistra. Un passaggio sulla sinistra, per favore. Oh, 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 oh. Una porta è quella. Vaffanculo, c'è un pezzo buggato con dei pixel più chiari. Sembrava una fottuta porta. No, l'unica porta che c'è è quella lì. C'è un passaggio di qua! Finalmente! Finalmente! Cazzo sì! Cazzo sì! Oh, dove cazzo sono adesso? Di qua. Cosa c'è? Wow, un altro cancello. No, dai, un altro cancello. È chiusa a chiave? Non ci posso credere! Non può essere vero! Ma davvero? Ma dai, vabbè. C'è ancora la strada di qua. Si è chiuso pure questo, Ah. Siamo dentro, ragazzi. Siamo dentro, ragazzi. Loading. Dentro. Wow. Ok. Qua mi sa che la faccenda si fa seria. Quindi ci vediamo nella prossima parte. Lasciate un mi piace, un commento. Diventate fan sulla fanpage di YouTube. Bella, ragazzi. Ciao.